sail away with hope. Exciting ventures wait on every shore. Winds gusting through my mind, don't know what we will find. Oceans are vast, we can't escape from time. We're sailing on a magic cruise, and we may see Greenland, Queensland, Island, skipper in your hands. Bring us to unknown lands. Skipper one in your, skipper one in your hands. Skipper, all systems go. Let's get on with the show. Yesterday dreams, tomorrow will come true. Passion is in the air, warm breezes through my hair. Reminds me of romance I need to share. We're sailing on a magic cruise, and we may see Greenland, Queensland, Rhineland. We will be sailing on a magic cruise. We're sailing on a magic cruise, and we may see Greenland, Queensland, Rhineland. We will be sailing on a magic cruise. Se volete una barca per andarci da qualche parte, ve la procuro, qui ci sono i prezzi. Ma non ho nessunissima intenzione di affittarvi un tre alberi per farvi girare un film porno a bordo. Io devo pensare alla mia reputazione, punto e basta, chiaro? Allora si tenga pure la sua barca, chiaro? Prego. Ti trovo sempre di buon umore, Ho mandato per aria un altro affare. Se va avanti così, chiudo bottega e vado a spasso. Beh, non saranno tutti come quello, i clienti. Anzi, questo era uno tranquillo, meglio di quelli che sono capitati a te. Perché? Per via delle domande strane che mi hanno fatto prima di decidersi per la tua barca. Peggio di un interrogatorio di terzo grado. Addirittura. Credimi, mi era venuta una gran voglia di mandarli a cercare funghi da un'altra parte. Che cosa volevano sapere? Un sacco di cose. Domande personali, quasi offensive. Se la tua barca ha una buona reputazione, se tu vai d'accordo con tua figlia, persino se prendi fuoco facilmente oppure se sei uno che preferisce ragionare con calma. Nah. Hanno pagato bene, ma per me restano dei rompiscatole. E se fossero amici di Marta? Tua moglie? La mia ex moglie. Beh, può avergli consigliato lei di fare un charter sulla mia barca. Stai pensando che li ha mandati a spiarti per vedere se stai organizzando qualcosa tipo dolce vita marina che possa corrompere sua figlia? Vado via prima di mettermi a piangere. Ah, a proposito, non dimenticarti tutte le pratiche alla capitaneria di porto, Io sono un tipo molto meticoloso, lo sai. Biscotti ci sono, il tonno, il ketchup, non vedo la marmellata. Ecco, tacchi di spaghetti sono questi, gli spaghetti non bastano mai. Eccola. Qual è la tappa per la prossima settimana? Allora, unghie di pipistrello, sì. Ali di civetta, sangue di rana e lingue di coccodrillo. Sai, Pa, ho fatto una piccola aggiunta alla lista della spesa. Devo preparare un intruglio per tentare di convincere Chris ad interessarsi di occultismo. Ma che stupidaggini sono? Non sono mica stupidaggini. Voglio dire, anch'io una volta ho partecipato ad una spesa. Ehi, ragazzi, la ricreazione è finita. I nuovi clienti stanno per arrivare. Non vorreste farvi una bella doccia e rendervi più presentabili? Sì, signora maestra. Almeno avete controllato se c'è tutto? Se l'ultima volta non ci fossi stata io a pescare, avremmo fatto una bella dieta dissociata. Pane e acqua, salata. Il mio forza, libro. Forza, forza. Le tue scempiaggini. Sono lo spirito del capitano Morgan. Chris, se non te ne vai ti sbatto in lavatrice, eh? Oh, Cristo, ma come hai fatto a riconoscermi? Pensavo fosse un'interpretazione perfetta. Alla tua età potresti inventarti cose più serie invece di queste stronzate. Ricordati, donna, la maturità di una persona non si misura dalla sua età, ma dal modo in cui reagisce svegliandosi in pieno centro con addosso solo le mutande. Ah, sapete, qui dentro c'è l'unico spirito che mi piace. Speriamo che non sia uno di quelli di Jenny. Ah, no, per carità.
Ehi, che muscoli, guardate che sta arrivando, devono essere i nostri passeggeri quelli. Eh sì, e quale di quelle tre dovrebbe essere Armando Palmieri? Hanno detto che erano in quattro, però anche tre bastano. E tu ce la faresti? Se non mi sgonfio prima. Ehi, fermi, fermi tutti, c'è qualcuno che sta arrivando. Ho come un presentimento, qualcosa mi dice che questi sono davvero i nuovi clienti. Questa volta non posso sbagliarmi. Mi dispiace, sei fuori allenamento. Anche questi sono tre, il quarto è l'autista. Comandante, siamo noi. Vuoi vedere che sono proprio loro. Allora, non avranno mica intenzione di portarsi il cane a bordo. Andiamo un po' a dare un'occhiata, ma... Ciao tesoro. Ti prego, fai attenzione. Stai tranquilla, andrà tutto bene, vedrai. Buongiorno, Armando Palmieri. Alex Grimaldi, sono lo skipper, benvenuto a bordo. Grazie. Quella è mia moglie. Come? Mia moglie. Ah. A presto. Ma non viene con noi? No, no, lei resta. Ciao, mi mancherai! Prego. Questo è il mio equipaggio. Lei è Barbara. Barbara. Ben arrivato. Chris. Ciao, Chris. E mia figlia Jenny. Salve. Non consumatemi tutti i convenevoli, ci sono anch'io. Bella barca. Complimenti. Benvenuto a bordo. Questo è il mio socio, Raffaele Pinci. Salve. Allora, quando si salva? Anche subito, se volete, ma... Benissimo, possiamo andare. Dobbiamo raccogliere due persone all'erici. Te l'ho detto. Sì, sì. Si sono imbarcati in questo momento. Tutto bene, non preoccuparti. Possiamo stare tranquilli. Ciao. Ah, non si preoccupi. All'inizio la vita di bordo sembrava strana anche a me. Ma poi ci si abitua. Speriamo. Ho i miei dubbi, però. Ecco, questa è la sua cabina. Spero che le piaccia. Sì, sì, va benissimo. C'è proprio tutto, manca solo il televisore. E questa è la sua, dottor Palmieri. Per me invece va bene così. Io la televisione non la sopporto. Senti, perché non mi chiami Armando? Altrimenti mi sembrerà sempre di essere in ufficio a Milano. Va bene, Armando. Brava. Ti posso fare una domanda? Certo. Com'è che una ragazza come te preferisce stare in mezzo al mare piuttosto che in un bell'attico in centro? Odio gli ascensori. Raffaele, sono io. Che c'è? Beh, che te ne pare? Mi sembra perfetto. Le manifatture, mie e di Raffaele, quest'anno hanno venduto solo un terzo. Un risultato scadente, purtroppo. Lei che avrebbe fatto? Ah, io non saprei. Ecco, appunto. I clienti non comprano, gli impiegati scioperano, mia moglie si lamenta, mio figlio dice che da grande mi farà causa. E allora ho piantato tutto e ho deciso di fare questa crociera. Giusto, Raffaele? È giustissimo. Il socio ideale. Scacco matto. Hai perso ancora una volta, Skipper. Questo gioco non mi è mai piaciuto. Ma scusa, non sei stato tu che mi hai insegnato a vincere? Per questo non mi piace. Eri a pezzi in quel periodo, ti ricordi? E io dovevo insegnarti qualcosa che ti potesse far vincere di nuovo. Altrimenti, invece di farti uscire dal tunnel, avrei finito per farti credere come gli altri che eri capace solo di essere buttato al mare. Però, no?
non scordartelo. Vincevo sempre io le prime volte. Già, bella forza. Ero in piena crisi d'astinenza. I miei riflessi erano andati a farsi fottere. Cercavo di uscirne fuori completamente. Ma come si dice, la classe non è acqua. Ma quale classe? Quale classe che hai sfoderato un culo che non finisce più? Ah. Alex, a che ora arrivano gli altri due clienti? Che ne so, lo chiedi a noi. Noi qui siamo in vacanza. Da come me l'hanno descritta deve essere questa. Sei sicura? Sì. Ehi ragazzi, scusate, stiamo cercando due amici. Ci hanno dato appuntamento qui. Scusatemi, è questo il Soleado? Sì, è scritto là sotto, a poppa. Comunque, se non fosse questo il suo nome, la battezzerei subito così. Allora siamo arrivate. Stiamo cercando Raffaele e Armando. Beh, io gli vado a dare una mano. Anzi, sapete che vi dico? Gliene do due. Oh, aspettatemi, eh. Roba di lusso, eh? Ah, già. Adesso comincio a capire cosa intendevano dire ieri quei due quando parlavano di farsi una bella vacanza. Salve. Non male. Puoi prendere questa? Certo. Grazie. Io sono Chris, il nostro uomo. Io sono Lily. Bianca. Questa è Bianca. Piacere. Allora vi porto tutto quanto su. Certamente. Guidaci tu. Mi stavamo aspettando. Sì, sul serio. Sì, hai tutto da imparare tu. Salve. Benvenuta, sono lo skipper. Bianca. Benvenuta a bordo. Buongiorno. Salve. Piacere. Buongiorno. Ah, prego, da quella parte. Eccole là, le vedi? Sono arrivate, guarda. Poggia qualcosa o ti verrà l'ernia, scemo. Ciao! Ciao, Lily. Salve. Siamo qui noi, tenetevi pronte, ragazze, comincia la festa. Ciao. Ciao, Bianca. Oh, come stai? Ciao, Lily. Vedo che vi siete già presentati. Sì. Però non avete ancora conosciuto la perla del Soleado, la bellissima Jenny. Io sono Lily. Bianca. Jenny è mia figlia. Poi vi spiegheremo l'itinerario che abbiamo scelto con lo skipper. Adesso, se volete, potete scendere a cavallo. Va bene. Andiamo. Ci vediamo dopo. Sì, fate conto. Ehi, concorrenza sleale. Già. Lily e Bianca dove sono? Si stanno vestendo. Ceniamo a terra. Grazie. Sono molto belle tutte e due, vero? Solo qualche volta, sì. Quando tornano tardi da una festa, il viso appare loro impolverato. Visto ormai da tutti che non si può più portare. Ma questo è Kafka. Esatto. Vestiti, lo conosci. Mi sorprende che...